Ciao a tutti! Oggi prepareremo l'apple pie. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, sale, burro freddo, acqua fredda, zucchero a velo. Per il ripieno, mele, pinoli, amido di mais, succo di limone, uvetta sultanina, burro fuso, zucchero semolato, cannella e noce moscata. Diamo il via alla ricetta. Abbiamo sbucciato e tagliato a cubetti le mele. Adesso aggiungiamo l'uva sultanina che abbiamo ammollato in acqua calda, lo zucchero, il succo di limone, il burro fuso, l'amido di mais, la cannella, i pinoli e la noce moscata. Ed amalgamiamo per bene. Prepariamo adesso la base. Mettere nel boccale il burro che deve essere freddo, l'acqua, che anche l'acqua deve essere fredda, il sale, lo zucchero a velo e la farina. Ed azioniamo il bimby per 50 secondi a velocità 5. Formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per 30 minuti. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso il panetto dal frigo, adesso lo divideremo in due parti. Ed estenderemo questa parte formando una sfoglia non troppo sottile. Trasferire in uno stampo del diametro di 26 cm rivestito con carta da forno. Spennellare tutta la base con il latte. Versare il composto alle mele. Mettere momentaneamente da parte. Stendere il resto dell'impasto. Posizionarlo a copertura. Abbiamo sigillato bene i bordi, adesso spennelliamo la superficie con l'uovo sbattuto. Spolverizzare con lo zucchero. Incidere una parte con il coltello, formando una croce. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 15 minuti, poi abbassare a 180 gradi e proseguire per altri 30 minuti. L'apple pie è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Apple pie, grazie e alla prossima ricetta!